Tra i punti cardini del programma di Gianni Moscherini, candidato a sindaco del centrodestra a Cerveteri, c'è l'agricoltura. Con quali obiettivi? Ma sono riuscito a farmi un'idea anche qui di stanchezza del sistema e di mancanza di collegamento con le fonti di mercato e quindi che soddisfino i sacrifici che i nostri agricoltori fanno lavorando la terra. E io ho pensato di chiamarla piattaforma agroalimentare. Qui ci sono tutte le caratteristiche per organizzarla. Un settore anni fa fiorente, reddito per centinaia di famiglie. Bisognerebbe fare un accordo con le compagnie armatoriali, con gli armatori proprietari delle navi che svolgono la funzione di autostrada del mare, col Marocco, Tunisia, Malta, Grecia, insomma tutte quelle navi lì, e anche con la Sardegna, dove ci siano accordi per la fornitura del fresco, delle carni, dei vini, delle bevande, di tutto. Se pensiamo che oggi le navi da crociera ricevono da Rotterdam il fresco via camion, beh, anche solo questo ci deve convincere, va cambiato il registro, cioè Cerveteri deve fare accordi con il mondo imprenditoriale legato al trasporto marittimo.